Gabriel, sì? Cosa facciamo oggi? Dove andiamo? Dal dove? Il non si dice, è un nostro. Devi sapere che tanti anni fa, 60 anni fa quasi, o 1961, prima c'era una cestovia. I cesti. Hai visto le foto a casa dove ci sono i cesti verdi? Sì. Ma prima ancora c'erano anche i cesti gialli, quando hanno fatto la prima cestovia qua al Santa Croce. Prima della cestovia però c'erano già impianti di risalita qua a Badia ed erano sul lato opposto verso il Gardenaccia, quindi salendo verso Rung e l'altro salendo verso Faraccia. Nel 1962, e sono giusto 60 anni adesso, c'era un'altra, non era una sciovia, era una semplice corda a cui ci si poteva agganciare e risalire. Questa era anche una delle tante piste che c'erano per scendere dal Santa Croce. Infatti, dalla foto che vedete qua, guardate un po', tutta sulla sinistra c'era una bellissima pista, ma in mezzo, numero 3, c'era anche una pista omologata FIS, dove si facevano gare di speciale, ma anche gare di discesa libera. Ecco qua una foto del nonno in una gara di discesa libera. Per celebrare questi 60 anni facciamo quello che era la vecchia pista. Sì, guardate questo cimelio. Questa era la stazione a monte, o diciamo le fondamenta della stazione a monte di quella che era questo piccolo impianto di risalita, costruito nel 1962 da Bebele Giuseppe Pitchider di Delmaso Ruach. Ora vedete tutti alberi cresciuti in 60 anni, però questa prima era una pista, una bellissima pista da sci. Ora facciamo la pista di avanti. Cosa abbiamo qua? Questa era le fondamenta della stazione a valle di quella che era questa prima sciovia. Vediamo qua tutti gli ingranaggi, vedete il motore di un riduttore Troyer. Interessantissimo. Ovviamente anche qua la natura si è ripresa quello che era suo. Questa era, come detto, la stazione a valle, e la linea di questa sciovia andava su dritta qua. Ciao. Com'era fatta questa sciovia, lo sai? No. Puoi immaginartelo, guarda qua. Ci sono ancora le vecchie ruote, i vecchi pezzi, il peso. Guarda qua, oh, che pesa! Il gancio dove giravano le corde. Questo era stato attaccato a un altro albero. Vedi? Qua l'accorgimento di mettere un pezzo di gomma, così la corda non si rovinava. Sarebbe veramente bello riportare in vita, anche solo per qualche giorno, un impianto così. Che geniali erano una volta questi pionieri, che con pochi mezzi
riuscivano ad immaginare il futuro di quello che era il turismo. Guarda, guarda il gancio. Ecco, vedi? 60 anni fa, come facevi a sciare? Ti mettevi intanto dove? Il gancio, il piattello? Fra le gambe. Prova. Fra le gambe. Tutto fatto a mano, queste cose. Immagino un po'. Questa è una catenina per fare lo snodo. Molto semplice. E poi, guardate qua. In questa spirale la corda si agganciava alla corda e veniva tirato fino a fino su. Come vedete, nei posti all'ombra di neve ce n'è un bel po'. Noi prepariamo un mega salto. Come facciamo a ritornare verso la seggiovia, o immaginiamo allora la cestovia del Santa Croce? Semplice. Quella che era la vecchia pista da sci? Sì. Esatto. Wow, bello! Oh, Issa! Ce la fai? Mi sa che è meglio togliersi gli sci. Certo, 60 anni fa non c'erano queste siepi, ma questo è il senso dell'avventura. Eccoci arrivati a San Leonardo. Adesso immaginatevi, 60 anni fa tutte queste case non c'erano e si poteva scendere con gli sci fino giù alla stazione a valle di quella che era la cestovia. Quindi adesso questo non è più possibile, ma sono solo 100 metri a piedi, però ne valsa la pena, eh? Anzi, facciamo ancora un giro. Di là, sopra l'hotel Serena, c'era una sciovia, prima ancora della cestovia, per salire al Santa Croce. E poi l'altra si trovava su, per di là, che dava verso il Maso Paraccia. Allora erano forti. Anzi, per chi ci guarda, se avete vecchie foto, vecchi video di com'era una volta, segnalatecelo, perché si potrebbe fare un bellissimo documentario. Sono le 12. Hai fame?
Sì, aspettiamo la mamma. Dov'è adesso? Su in rifugio che non si vede. Non si vede. Allora, arriverà la ditta? Spero di sì. Ecco la mamma. Mamma, io ho fatto un bellissimo salto. A close, eh? È un mamma! Bro! Bro! Arrivederci alla prossima puntata!